Giancarlo Montesano, un bilancio di questa prima edizione della Meta Energia Cup qui a Marsala. Felicissimo direi, perché abbiamo avuto una presenza di barche importante, 42 equipaggi, di barche provenienti anche da Londra e da Roma e da tutta la Sicilia, quindi è stata una giornata fantastica di mare, perché abbiamo avuto un vento meraviglioso e qui devo dire a Marsala non manca mai. E quindi è stata una grande giornata di vela di cui siamo veramente fieri e contenti di aver organizzato questa prima Meta Energia Cup. Quanto può essere importante avere manifestazioni di questo tipo per lo sviluppo anche del territorio sotto il profilo socio-economico? Infatti questo è un aspetto che abbiamo sottolineato spesso anche con l'amministrazione comunale e provinciale, perché parliamo di, il turismo comprende diverse branche, quindi abbiamo qui a Marsala un enoturismo, un turismo della vela, il turismo della cultura, questo della vela che è stato poco attenzionato, come si dice in siciliano, ma è che è un turismo che poi porta di conseguenza movimento negli alberghi, nei ristoranti, nei servizi per le barche, quindi è un turismo altamente qualificato che noi cercheremo di attrarre sperando con la nuova, con il nuovo porto che dovrebbe essere realizzato tra poco tempo. Questi eventi stanno andando sempre più verso la formula dello sports entertainment, cioè sport e intrattenimento. Che tipo di eventi collaterali ci sono stati in questi quattro giorni? Esatto. Noi certamente è la prima edizione, quindi non abbiamo avuto dei grandi risorse economiche, però abbiamo organizzato dei concerti, delle manifestazioni ludiche per i bambini con dei giochi, dei gonfiabili, e una radio che ci ha sempre trasmesso in diretta le regate e la musica, per cui abbiamo cercato di abbinare cultura, in questo caso certamente molto diretta verso i giovani, però in un prossimo futuro prevediamo anche di fare altre attività tipo attori di cabaret o altre manifestazioni di questo tipo, nonché anche presentazioni di libri che riguardino il mare, l'ambiente e la vela. Nel 2013 che tipo di novità ci sono previste? Stiamo già studiando, perché questa finisce oggi questa regata, però già stiamo pensando al futuro. Ovviamente dobbiamo allargare il raggio d'azione di interesse su tutto il bacino del Mediterraneo, e poi vorremmo abbinare per esempio anche una sezione documentaristica sulla vela e sul mare, quindi anche rivolgerci a un pubblico diverso che potrebbe essere coinvolto, quindi abbinare spettacolo, mare, vela e proiezione di film, e facendo un piccolo bando di concorso. Questa è un'idea che ci è venuta e che potremmo realizzare. Ultima domanda: come ha risposto la cittadinanza di Marsala a questa formula, a questa prima edizione di evento? Questo forse è un aspetto un pochino più dolente, diciamo, perché gli operatori sono stati tutti disponibili, hanno contribuito e collaborato in maniera eccelsa. La cittadinanza ha sentito meno questo evento, perché? Perché a Marsala, quando c'è, comincia a tirare un po' di scirocco, tutti scappano, si vanno a rintanare da altre parti, e quindi abbiamo avuto una grandissima affluenza ieri perché c'è stato un concerto di giovanissimi e quindi i ragazzi sono venuti. Però devo dire che le classi medie hanno fatto meno attenzione all'evento.